Senta, Mussi, io le voglio chiedere subito una cosa. Lei come definirebbe il signor Grillo? Perché è scatenato su Vendola. Ne ha dette di tutti i colori, ha detto è una supercazzola, mi sparerei sui coglioni, così testuale, lo dice Grillo, non è che lo dico io, perché poi ci accusano di dire troppe parolacce, mi sparerei sui coglioni per l'averlo appoggiato. Lei come lo definisce, Grillo? Uno che farebbe bene a spararsi nei coglioni, diciamo, visto che desidera così tanto. E non lo so, è un competitor, quindi competisce, ne scompetisce, come diceva Prodi, siccome pensa di poter avere un elettorato Grillo Sì. che non è uno che fa antipolitico, non è che fa politica, punta a conquistare Sì. dei candidati, degli eletti, del potere, l'ha detto anche, andremo al governo, prenderemo prima il Sì. 25%, eccetera. E quindi spara su chi ritiene più vicino alle frontiere del suo elettorato. Niente di nuovo, una cosa antichissima, Ma un po' triste. Eh? passerà Grillo? Oppure i sondaggi lo danno al 7%, Non 8%? lo so, una certa percentuale lo prenderà perché la crisi del sistema politico e dei partiti politici è tale che, diciamo, questo empito di grido, di urlo, di così, può anche riscuotere un certo grado di Ma lei consenso. ci trova qualcosa di positivo in quello che dice Grillo, oppure è veramente tutto una roba di insulti, di attacco senza senso a tutto e a tutti? No, beh, se si toglie tutta questa parte non è più Grillo. Grillo è fatto dall'impasto di cose sensate, quando parla per esempio dei consigli di amministrazione, di come funziona l'azionariato delle imprese, Ma si può eccetera. distinguere questo dal resto? No, è difficile, nella persona è difficile, diciamo, tant'è vero che dice una cosa sensata ogni 10 insulti, quindi al netto degli insulti è difficile poterlo valutare, si può anche fare, ma è un esercizio molto impegnativo. Senta, ma qualcuno ha detto che ricorda Bossi dei primi tempi, addirittura qualcuno Berlusconi. Lei ricorda qualcuno, Grillo? Ho visto da lei, ma dice che ricorda Bossi dei primi Sì, tempi, o anche il sbaglio? Gabibbo ha detto. Sì, siccome però da lei, ma Bossi dei primi tempi ricordava una costola della sinistra, non mi sembra, diciamo, Una che critica, insomma. abbia queste rappresentazioni folgoranti. A lei, no, a lei non ricorda nessuno, è un fenomeno tutto particolare oppure ricorda qualcuno? Cioè, avrebbe difficoltà lei, per esempio, a fare un'alleanza con Grillo, posto che ormai dopo quello che si sono detti con Vendola è impossibile, però a fare un'alleanza con Grillo, cioè, è una A cosa. riconoscerlo come Sì, interlocutore una certa difficoltà, sì, perché io penso che alla crisi della politica si possa rispondere con la cultura, con la conoscenza e alzando il livello di civiltà delle relazioni intellettuali, È un umane, po' incivile, è un morali, po' incivile, Grillo. c'è un, sì, un certo grado così Di inciviltà. di gusto per il trash. Ah, E non, trash. un certo gusto per il trash che proprio io non riesco. Capisco le ragioni per cui viene fuori Grillo, perché Ma quando fa se uno, italiani, quando fa così italiani, italiani, sì, quando uno non capisce le ragioni Sì. per cui viene fuori Grillo, allora diciamo magari gli serve anche Grillo. È colpa Però anche un po' di D'Alema che viene fuori Grillo, no, insomma. le ragioni bisogna capire perché viene fuori queste figure qui in un momento in cui i partiti appaiono al tempo stesso molto prepotenti e assai impotenti. Mussi, i grillini non le sembrano un po' tutti, cioè quelli che aderiscono al movimento di Grillo, non le sembrano un po' tutti inquadrati come si faceva nei partiti, no? Una volta i partiti un po' di destra, insomma, Anche fascisti, PC. tutti inquadrati, no, è Ora, PC, no? se volessi fare una cosa molto sofisticata, No, sofisticata no, la zanzara, però, sì, consiglierei la rilettura di un racconto meraviglioso che descrive bene queste forme di incantamento di platee rapite, che è Mario il Mago di Thomas Mann. Però questo è un po' troppo sofisticato, diciamo. Però Incantamento. fa parte delle relazioni carismatiche questo di incantare le platee. Molto Berlusconi, o no, Grillo? No, Quanto ha di Berlusconi, secondo lei? non lo so, certo Berlusconi ha È lasciato un anche lui un segno, incantatore, no? Incantatore come assolutamente, Berlusconi. sì,
più sul burlesque, come è noto, diciamo, è un genere un genere diverso da quello di Grillo, effettivamente. È un genere diverso da quello di Grillo, sì. Senta, sì. Quelli che votano Grillo, alla fine chi sono? Cioè, non sono un po', appunto, personaggi, come li definirebbe lei? Gli elettori di, cioè quelli che aderiscono a questo movimento? Illusi. Hanno fatto anche un'analisi sociologica, non, non c'è una fascia prevalentemente maschile, ma anche di abbastanza giovane mediamente e anche culturalmente abbastanza elevata. Cioè è una parte di popolo di incazzati che ha molte ragioni per essere incazzati, che vogliono votare dando uno schiaffo. Ora, questo schiaffo è meritato, però quando poi si vota sbagliato lo schiaffo diventa anche un autoschiaffo. Diciamo. Ah, sì, si danno gli schiaffi da soli. Vorrebbero dare uno schiaffo, ma se lo danno... Li danno, però, diciamo... Torna indietro. Torna anche un po' indietro, sì, quindi io sconsiglierei.